i piccoli bimbi di piccola che stanno crescendo, perché sono nati l'11 settembre e quindi hanno quasi un mese, occhietti completamente aperti. Sono tre piccole lenzette che cominciano a camminare. Oggi è il 3 ottobre e noi siamo qui, più accacciaccati che mai, perché devo dire che sono un po' delusa dal fatto che io dicevo vedrai che domani staremo bene, invece oggi siamo molto peggio di ieri. È così, per adesso è così. Però siamo sempre con loro, siamo sempre attenti a tutto, ai lavori, a tutto quello che sta succedendo e ci stiamo dando da fare. Certo, non ci possiamo assolutamente fermare perché intanto perché siamo completamente soli e continuiamo a essere completamente soli, secondo perché i lavori non si possono fermare e anzi i progetti stanno andando avanti e continueremo a progettare. Guarda questo. Ehi. Sì, progetteremo sempre per loro perché devono stare bene, devono avere tutto e niente, ma loro stanno già prendendo ora qua, però dobbiamo finire tutti i lavori per tutti e dargli una casina a tutti quanti, anche se ce l'hanno già. Noi abbiamo fatto grandi spostamenti. Ma anche un'altra cosa, Laura, scusa. Abbiamo preso quei tre ieri. Sì. Perché là era un rischio avvelenamento. Investimento, erano lungo la strada. Investimento, e quindi noi l'abbiamo messo al sicuro. Potete stare tranquilli che stanno meglio di dove erano prima. Sì, sono in stallo ovviamente, certo, perché potendo avere qualsiasi patologia non possiamo di certo portarli rifugio, dove è completamente asettico. E poi quando avranno fatto i vaccini verranno anche loro qui. Guarda questo che vuole scendere. Queste sono tre meraviglie, ancora non abbiamo guardato il sesso, ma dovremo farlo perché stanno diventando grandi. Questo è maschietto. È un maschietto, guarda. E questa bimba? Vediamo la bimba? È la mamma. Un altro maschietto. Ma lì piccola dice non toccare i miei piedi. Questo è il maschietto e questo qui. Questo è l'altro maschietto. Ah, hai fatto tre maschietti. Maschietti. E che sono belli, sembrano delle femminucce. Non toccare, bimba, no, non piccola non vuole che si tocchino. No, lei se li controlla. Sta sempre in giro, perché lei è una bambina molto girondolona. Ma i suoi bimbi non si toccano e se uno si avvicina subito si avvicina a controllare anche lei. Comunque, quello che volevamo dirvi è che la vita va avanti, che noi siamo in grossissima difficoltà fisica, proprio un grosso impasse, ma che comunque riusciamo a far fronte a tutto. E quindi non i piccoli crescono, i nostri cani stanno bene, non ci tiriamo mai indietro e i lavori vanno avanti. Pur stando male tutti, come diciamo noi in calabrese, bondati. No, non l'ho detto sbagliato. Non mi esce neanche la parola. Fai vedere la situazione, fai vedere. No, vabbè, che dobbiamo far vedere. Tutti qua, limiti siamo. Ci siamo messi così, il ginocchio così, piede rotto, la mano, un pane, se volete mangiare qualcuno potete mangiare, teste schiacciate dentro, non sappiamo e che c'è. Le ossa che fanno e tutte male. Le ossa che fanno male. E non male. È per piangere, è per dire che adesso noi non ci vogliamo fermare, perché già i lavori sono cominciati in ritardo, ma quello che è importante dire è che non sono cominciati in ritardo perché noi abbiamo tergiversato, perso tempo o siamo andati in vacanza con i famosi 11.000 euro di cui tra l'altro 6.000 sono stati spesi per le reti e le cucce. Il nostro preventivo è molto alto, è di oltre 50.000 euro, certo. E una volta che si parte si va avanti fino alla fine. Abbiamo già dato i famosi 10.000 euro d'acconto per i materiali e quindi la famosa raccolta fondi è già finita. Non ci si può fermare. Andremo avanti con i pochi soldi che siamo riusciti a mettere da parte, grazie al vostro enorme aiuto, e faremo anche una raccolta fondi per continuare, perché non ci vogliamo fermare fino alla fine, fino ad aver fatto i 5 recinti, perché quelli non sono box ma sono recinti, le tettoie, il doppio pozzo, perché stiamo facendo due pozzi, e tutta la recinzione nuova. E poi il progetto è di fare gli altri tre box e fare non più una L ma una U, per poter smantellare completamente tutti i rifugi di fortuna che erano stati fatti quest'anno. No?
e che ci hanno permesso, esatto, hanno salvato questi cucciolotti pollai indispensabili, sì, per salvare tutti i cani che sono stati salvati. Se adesso sono vivi e sono tranquilli, giocano, scherzano in tanti sono stati adottati e grazie a questi box che abbiamo fatto di emergenza, ma noi li facciamo i box di emergenza per poterlo aiutare, non è questo il problema, ok? E non ci torneremo mai indietro. Siamo stanchi, non ci stiamo piangendo, ma no, siamo a pezzi. Siamo a pezzi. Io non sono abbiamo una che rido sempre. La forza di non abbiamo la forza di muoverci, però. Anche perché siamo completamente soli e continuiamo a essere completamente soli. Ma va bene così, noi ce la facciamo. No, soli non siamo, ci sono loro. No, non parlavo di loro. Ho capito, ci sono loro. Ci sono loro che passano e avanzano, sono strasufficienti a darci tutta la carica. Ma possibile. La cosa più bella è che quando arriviamo, entriamo, ci saltano addosso. È tipo che ci parlano. Dove siete? Dove siete? Dove siete andati? Stati e come state? Dovete stare bene per forza. Ok. Ciao, dai, ciao. Ci vediamo. Riusciamo anche a ridere quando siamo stanchi. E la cosa più bella è sempre non ridere che deve ridere uno, esserci la pace, la tranquillità, l'amore nel l'amore. Cuore, quello non manca, e l'amore ci quello fa... dà la forza di fare tutto. L'amore ci fa ridere, ok? Un saluto a tutti e non so se domani io ci sono con tutti questi dolori che ho. Comunque io se dovessi morire io voglio un angolino là. Le mie ceneri li butti qua, così questi birbantoni se li mangiano tutti. Sono contenti, sei sempre con loro. Certo. Non puoi morire. Ma come siamo ridotti, moriremo presto. Va bene, dai. Ciao. Un saluto a tutti, ciao.